Cari amici, amici miei, fare il sindaco è difficile, a Cerignola è quasi impossibile, però ci proviamo, no, non sto scherzando, non vi preoccupate, niente di straordinario, niente che non fosse nelle previsioni, perché vedete questa è una città strana, Se non succede niente, se non fai niente, nessuno dice una parola. Per 20 anni a Cerignola non hanno fatto niente e nessuno ha alzato un dito per dire scusate, ma perché non fate questo, non fate quest'altro? Adesso che noi stiamo facendo tante cose, ovviamente a qualcuno rode il sederino, a noi ci interessa poco. Vi do delle... Ieri abbiamo parlato un poco di calcio, molto di istituto agrario, adesso però mancano le notizie. Venerdì mattina 10 persone hanno cominciato con il RED a lavorare per la SIA. Non sono assunzioni, attenzione, nessuno è stato assunto. Il RED è il reddito di dignità, è un provvedimento del Presidente della Regione Emiliano, il Comune di Cerignola ha partecipato a questo progetto, primo comune della provincia di Foggia, abituatevi, quando si parla di Cerignola, Cerignola è sempre nei primissimi posti, primo della provincia di Foggia, entro i primi 10 di tutta la regione. Che cosa è questo progetto? Adesso è complicato da spiegarvi, ma noi possiamo far lavorare per un certo periodo di tempo alcune persone che hanno fatto la domanda e sono state accolte queste domande, compresa la domanda di quel signore che si agita sempre e protesta sempre contro tutto e contro tutti, che però, insomma, grazie all'amministrazione comunale avrà anche una attività retribuita e speriamo che ci dica. Che ci dica almeno grazie. Queste persone lavoreranno in alcune zone della città di Cerignola. La città di Cerignola è stata divisa in 16 zone. Ogni persona avrà in affidamento una zona, lavorerà per 6 giorni alla settimana, 3 ore al giorno dalle 6 alle 9, accompagnata dai tutor della SIA. E a breve avremo l'incremento di questo personale sempre tramite il RED e riusciremo a coprire tutte le 16 zone in cui abbiamo diviso la città e quindi quando saremo a regime con 30 persone ogni zona potrà avere, diciamo quasi tutte le zone potranno avere addirittura 2 operatori per lo spazzamento manuale della città. Voi sapete che questo tipo di impegno non è a tempo indefinito, perché è una previsione, è un finanziamento regionale, rientra in un progetto regionale, però noi l'abbiamo sfruttato al massimo e vedremo effetti positivi dalla presenza di questi operatori nelle varie zone. Intanto sapete, se non lo sapete ve lo dico io, che a Cerignola sono operative 3 spazzatrici. 3 spazzatrici, 2 sono quelle piccole che possono andare anche nelle strade più di ampiezza più ridotta, l'altra più grossa, e queste 3 spazzatrici stanno lavorando in doppio turno, escono al mattino presto ed escono di notte e lavorano stabilmente su Cerignola. Siamo finalmente riusciti ad ottenere questa disponibilità di questi mezzi perché, vedete, scrivere e dire ma Cerignola è sporca? Non c'è bisogno, il sindaco è più, come dire, camminatore di tutti quanti voi, si sa rendere conto che Cerignola è sporca, soltanto che non ha la bacchetta magica e soprattutto doveva rimettere in piedi una situazione che era veramente assolutamente precaria. Piano piano ci stiamo riuscendo e adesso avremo queste 3 spazzatrici,
questo ovviamente il personale sia che continui il suo lavoro, questo spazzamento manuale, avremo il lavoro prezioso che fa Mondo Service e cerchiamo di migliorare la situazione, dice il signore. Io a voi devo chiedere sempre e soltanto pazienza. Mi spiego. Cominciamo la potatura degli alberi, una pulizia del verde. Io ovviamente, come faccio sempre, non io personalmente, il mio staff, ripeto, non mi mandate i messaggi, che non sono io che scrivo su Facebook, è il mio staff, quindi io non li leggo, non perdete tempo. Il mio staff scrive: abbiamo fatto questo intervento. Il primo commento, poi me li vengono a raccontare, il primo commento: sì, ma alla durata, quando i tagliate, quando tutto trovato. Signora Assundina, che abiti alla Dolorata, gli alberi di Cerignola io li ho trovati così, a queste condizioni, che non si potavano da 20 anni, come non si scopava una strada da 20 anni. Ovviamente per rimettermi a pari ho bisogno di tempo. Allora non mi puoi dire perché non buttate via Dolorante? Perché se stiamo potando da un'altra parte, se stiamo sistemando un'altra parte, poi in questo momento non è che stiamo potando, stiamo cercando di fare una sommaria pulizia, perché per potare dobbiamo aspettare la stagione giusta, ma poi interverremo, arriveremo pure là. Non potete pretendere che si faccia tutto. Diamo una mano d'asfalto in una strada, immediatamente, e alla strada di Santo Stefano, quando venite, alla strada di Santo Stefano, vediamo sti giorni. In questi giorni ci sarà un lavoro sulla strada extraurbana, così come stamattina ho visto le fotografie a Via dei Tulipani, una zona che era completamente sfornita d'asfalto, stanno intervenendo. Ora, se il giorno dopo voi mi scrivete, ma qua quando venite? Stiamo facendo una cosa alla volta. Se andate per esempio a San Matteo, quartiere di San Matteo, piazzetta San Nitro, sono in corso i lavori, li ha curati il consigliere Rigno con una iniziativa molto intelligente e molto concreta. Stanno sistemando gli alberi, stanno sistemando, là c'è un rudere. Io mi ricordo che nel 2010, la prima campagna elettorale, io feci il primo comizio volante a San Matteo davanti proprio a questo rudere, a questo casotto che era abbandonato da una vita ed era completamente sporco. Allora il cretino di turno poteva dire: come avevi promesso che avresti sistemato? Infatti, stiamo sistemando, solo che quando tu trovi un paese abbandonato da 20 anni, è chiaro che gli interventi vanno poco alla volta, perché non puoi fare tutto contemporaneamente, ma non perché non hai la volontà, perché non hai i soldi. E noi ci stiamo inventando di tutto per sopperire alla mancanza di soldi attraverso la nostra attività. Per esempio, una pulizia così radicale al San Marco non era mai stata fatta. Non lo dico io, lo dicono le foto, che nel frattempo io alla radio non mi vedete, ma sto scorrendo le foto delle condizioni in cui si trovava il percorso e tutta la zona di San Marco. Erano anni che non si faceva una pulizia. Noi abbiamo fatto una straordinaria pulizia, anche in questo caso con la Mondo Service, con i ragazzi della Mondo Service, che io non mi stancherò mai di ringraziare. Primo commento: e vabbè, perché venne il giostro? A San Marco non arrivano i giostri, non arrivano i giostri. E tu che hai scritto questa cosa sei un cretino, fatelo dire, con molta sincerità, sei un cretino, perché dovresti essere contento, si pulisce, dovresti essere contento, invece dato che ti senti di fottere, perché la pulizia la stiamo a fare noi, non l'hanno fatta gli amici tuoi in 20 anni che hanno amministrato questo paese, devi fare il commento cretino.
Continuiamo, continuiamo. Quartiere Scarafone. Facemmo un intervento sulla strada extraurbana, adesso dobbiamo intervenire sulle strade urbane, via Ercolano, via Teano, una grossa sistemazione e nel quartiere arriverà presto la segnaletica nuova per i nuovi sensi unici che sono stati già studiati, la segnaletica è arrivata finalmente con un po' di ritardo, ma è normale che sia così. E interverremo quindi sulle strade dello Scalafone con la nuova segnaletica. Prevedo per il 10-11 di settembre che avvieremo i lavori sia a via Napoli, ingresso dalla parte di Foggia, sia sulla strada extraurbana di Santo Stefano che tanto mi avevano raccomandato. La rotatoria di Viale di Levante, Viale di Ponente, Via Pantanelle e Via 25 Aprile è prevista come ultimata il 22 di settembre. E dal 4 al 9 ci saranno i lavori più importanti, quelli di tracciatura della rotatoria. E poi, secondo il programma della ditta realizzatrice, il lavoro dovrebbe essere chiuso il 22 settembre. Mi meno in mezzo in mezzo, eh? Stiamo lavorando al premio nazionale intitolato al professor Vincenzo Terenzio, un grande cerignolano che deve essere ricordato, va ricordato. Stiamo lavorando al Monderisi, me ne ho parlato ieri e mi sono dimenticato di dirvi che lì sono impegnate 4-5, se non vado errato, aziende, tutte di Cerignola, tutte con personale di Cerignola, tutte con mezzi di Cerignola, tutte che acquistano prodotti e quello che occorre per i lavori a Cerignola, nei negozi di Cerignola, e vorrei ringraziare i titolari e i dipendenti di queste ditte che hanno fatto un lavoro straordinario, l'hanno fatto in pochissimo tempo, l'hanno fatto in un periodo in cui noi non ce la fidavamo a fare due passi per la strada per il troppo caldo. Immaginatevi quelle persone che cosa hanno dovuto soffrire per fare quei lavori e quei lavori non si potevano rimandare e a Ferragosto, vi dico, hanno lavorato fino al 14 e 16 mattina, hanno ripreso il lavoro e li voglio ringraziare e sto valutando che cosa fare per dimostrare a questi lavoratori la nostra riconoscenza, perché è giusto che la città sappia, ma anche è giusto che la città si sappia anche disobbligare. Siamo pronti con lo sportello welfare al piano terra di Palazzo di Città, anche qui sempre acide valutazione. Sono andato al palazzo a piano terra, ma la signorina che stava non mi ha saputo dire come si compila la domanda, perché l'ufficio non è ancora operativo. Sarà operativo dalla settimana prossima. Che cosa abbiamo fatto al piano terra? Abbiamo creato uno sportello unico in modo che i cittadini non debbano andare in giro per il comune, ma debbano andare lì e lì possono avere tutte le informazioni, in qualche modo tutta l'assistenza legata all'attività sociale. Le pianghine le abbiamo messe in Piazza Duomo, grande successo. Io già sto pensando al prossimo investimento e alla prossima, anzi, come investimento ci siamo già perché abbiamo già i soldi, ma alla prossima installazione. Piazza della Repubblica, davanti al comune, quella piazza oggi bruttissima, ci metteremo le fioriere e le panchine.
Per il mese di settembre, quindi il mese in corso, cominceranno i lavori al centro sociale per anziani. Gli ex saloni Pavongelli sono pronti. La scuola Carducci che preoccupa tante mamme e tanti genitori. Sapete che avevamo una parte di soldi che potevamo usare per ripristinare solo il piano terra, useremo questi soldi, ma attenzione. Siamo fortunati, è uscito un bando ministeriale per la riqualificazione delle scuole. Il bando, vi dico, sembra scritto da me, nel senso pensando da me, pensando alla Carducci. È perfetto per i lavori che dobbiamo fare alla scuola Carducci. L'importo è di 3 milioni e 200 mila euro. Questo significa che se noi ci candidiamo, e ci candidiamo sicuro, se siamo bravi e veniamo finanziati, 3 milioni 200 mila euro più i soldi che già avevamo per l'intervento alla Carducci ci portano a poter immaginare di recuperare l'intera scuola Carducci. Anche qui vi faccio soltanto ragionare con un po' di buonsenso. Non è colpa mia se la scuola Carducci, che è stata costruita 150 anni fa, non è stata mai adeguatamente manutenzionata, tanto che io ero sindaco da poche settimane e ci fu quel crollo all'interno dei bagni al piano terra. Quindi ci siamo trovati sulle spalle questa situazione, ci siamo attivati, abbiamo trovato questo denaro, sono partiti i lavori e speriamo di poterli integrare, perché invece di recuperare soltanto un piano io vorrei recuperare l'intero istituto Carducci. E se poi con questo bando ministeriale possiamo fare di più e di meglio, tanto di guadagnato. La logica di questa amministrazione è proprio questa, cioè quella di non trascurare nessuna possibilità, accedendo ai finanziamenti e svolgendo altre attività sempre di tipo economico per avere disponibilità di denaro per gli interventi di cui questa città necessita. C'è stato un tempo in cui bastava alzare un dito e ti piovevano soldi addosso, ma quel tempo è finito per tutti i comuni. E Cerignola in particolare si è trovata in grossa difficoltà, ma stiamo recuperando il tempo perduto. E vi voglio dire soltanto che, girando anche per la provincia, questa percezione di Cerignola che torna a assumere un ruolo importante nella capitanata, questa sensazione si percepisce. Dobbiamo continuare così, dobbiamo avere molta pazienza per sopportare tutti quelli che ci infastidiscono, ma dobbiamo avere molta determinazione, perché stiamo sulla strada giusta, stiamo facendo tante cose, ne stiamo programmando altrettante e dobbiamo essere sereni e tranquilli. E voglio salutarvi con un riferimento a una cosa che farò oggi, che probabilmente ho già fatto mentre voi mi state ad ascoltare. Oggi io ho inaugurato la pista di mountain bike al vecchio Pala di Leo, a fianco, un terreno da 20 anni ricettacolo di rifiuti. Questa è la realtà. In quel terreno per 20 anni sono state abbandonate una mezza gru, un camioncino senza targhe, rifiuti dell'edilizia, abbandonati. Per 20 anni si sono succeduti i sindaci di centrodestra e di centrosinistra e sono rimasti così, quell'area è rimasta così. Una discarica. Arriva l'assessore allo sport d'Ercole
fa un'operazione di grandissima intelligenza e di grandissima produttività senza spendere un euro, recupera il terreno, ripulisce il terreno, lo affida alla società di Ciolla che ci crea la pista di mountain bike che io stamattina ho inaugurato, ma il merito è tutto di Carlo D'Ercole. Ed è una pista già bellissima e che quando sarà circondata tutti da alberi che sono stati piantati e che ovviamente devono crescere, sarà non solo ancora più bella, ma sarà la pista più moderna di tutto il centro-sud. Tant'è vero che oggi all'inaugurazione c'era un raduno a carattere regionale, venivano da tutte le parti della regione a Cerignola e poi tornavano ciascuno nelle proprie case, centinaia di persone, a dire ad altre centinaia di persone: dove sei stato? Sono stato a Cerignola. A Cerignola, a fare che? A Cerignola c'è la pista di mountain bike più grande, più moderna, più bella di tutto il centro-sud. A Cerignola, niente meno. Cerignola non era il paese dove si rubavano le macchine, facevano le rapine, quello è comune a tutti i paesi, quello è comune a tutti i paesi. A Rimini civilissima, sapete che cosa è successo? Quindi ognuno ha i suoi problemi di ordine pubblico e se li piange. Monte Sant'Angelo, episodi di sangue che sono successi purtroppo. Anche a Cerignola, purtroppo ognuno si piange questo problema perché è un problema nazionale. Quello che invece non è nazionale, ma è di Cerignola, è che la pista di mountain bike l'abbiamo realizzata noi con l'operazione amministrativa fatta, come vi dicevo, dall'assessore D'Ercole con la società di Ciolla degli veri appassionati. L'inauguriamo. Abbiamo trasformato una discarica in un impianto sportivo a disposizione dei cittadini. Un posto degradato è diventato un posto ambito, raffinato, qualificato, che sarà illuminato di sera. Abbiamo fatto questo cammino. Secondo voi abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male? Abbiamo fatto sicuramente bene. Eppure, quando noi abbiamo deciso di farlo, ci hanno mandato i carabinieri, ci hanno mandato i carabinieri con denunce calunniose, ci hanno mandato i carabinieri. Questa oggi è Cerignola, ficcatemelo in testa. Da una parte si lavora e si fa, dall'altra vogliono creare soltanto intralci come l'Istituto Agrario. Insomma, tu, per trasformare una discarica in pieno centro urbano in un impianto sportivo, devi subire la denuncia. Devi subire che vengono i carabinieri, che hanno fatto un sequestro perché dovevano fare le indagini. I carabinieri hanno fatto il loro dovere, per amor di Dio. E chi li ha mandati? Che è un pezzo di cacchina. Chi li ha mandati? Perché abbiamo perso tempo, ci siamo dovuti difendere, ovviamente non è stato fatto niente di illecito. Oggi abbiamo inaugurato la pista, abbiamo migliorato la città, ma i nostri nemici hanno prima voluto che noi subissimo questo danno, questa difficoltà. È la stessa cosa che stanno facendo per l'Istituto Agrario, è la stessa cosa che stavano a fare per il monumento di Di Vittorio, è la stessa cosa che fanno dappertutto. Noi facciamo 100 cose, loro sono contrari a tutte e 100 le cose. Perché duole dover ammettere che questa amministrazione è un'amministrazione che lavora e lavora bene. Quindi io oggi sono andato a inaugurare questa struttura, ne sono orgoglioso, ne sono felice, la città ha fatto un altro passo avanti, ma mentre inauguravo io già pensavo alla prossima inaugurazione al Palla Cicogna di Via Tirassegno, dove presto inaugureremo e completeremo anche in quella zona un altro pezzo degli impianti sportivi. E poi, dopo il Palla Cicogna, inaugureremo fra un anno il Palla Tacchino.
Tatarella. E quando inaugureremo il Pala Tatarella con migliaia e migliaia di persone che parteciperanno, perché pensate, quattro squadre di Serie B, con tutti i settori giovanili di quattro società, con tutte le altre società che non sono di Serie B ma che sono ugualmente importanti, un saluto agli amici della Fenice Volley che giocheranno e vinceranno il campionato di Serie C, ne sono strasicuro. Bene, quando faremo quell'inaugurazione, io proietterò le diapositive del presidio giù le mani dall'Istituto Agrario per dimostrare a tutti i cittadini che abbiamo un palazzetto, che abbiamo una struttura commerciale, che l'Istituto Agrario sta sempre là, che l'Istituto Agrario, se vogliono procedere, procedono in maniera normale gli studi e che nessuno ha distrutto niente, anzi abbiamo costruito. Ecco perché, ma ve lo dico in un orecchio, non andate a dirglielo a quei quattro sfaccendati. Ecco perché io sono contento che quando facciamo una cosa loro si oppongono, perché quando poi noi la realizziamo il nostro merito viene accresciuto e anche il loro rosicamento aumenta e aumenta all'ennesima potenza. Occhio bimbo, state per voi.